Da Radio Speranza va ora in onda Unitalsiamo, a cura della sottosezione Unitalsi di Pescara. Bentrovati carissimi ascoltatori di Radio Speranza e carissimi amici dell'Unitalsi. Eccoci qua di nuovo insieme per la nostra trasmissione Unitalsiamo. Siamo molto felici oggi di potervi raccontare la nostra esperienza al pellegrinaggio a Loreto Marche che si è svolto il 1° luglio. Come ogni anno, ormai da tantissimi anni, ecco, facciamo questo bellissimo pellegrinaggio di un giorno solo quest'anno, come l'anno scorso, ma un giorno molto intenso. E come già negli anni precedenti, anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere con noi 11 ragazzi, li chiamo ragazzi, più o meno grandi, più o meno piccoli, della casa circondariale di Pescara, capitanati da Sor Livia, che è veramente una grande forza e che, ecco, è il loro punto di riferimento. E siamo stati proprio felici di avere con noi questi ragazzi che ci hanno aiutato tantissimo. E allora oggi vogliamo raccontarvi questa nostra esperienza a più voci. Lo facciamo con tante persone, pellegrini, volontari, ma anche amici disabili che sono stati con noi il 1° luglio. Ne eravamo tanti, in tutto quasi 400 in tutto l'Abruzzo, perché era un pellegrinaggio di sezione, e noi di Pescara eravamo più di 80, quindi veramente un bel numero. Il tempo fortunatamente ci ha assistito, solo all'inizio ci ha dato il benvenuto una piccola pioggia, giusto per bagnarci mentre ci recavamo in basilica dai pullman, però poi è finita lì, è uscito il sole e abbiamo potuto svolgere il nostro pellegrinaggio come da programma, innanzitutto con la messa alle ore 11 della Basilica Superiore. E poi un momento così di festa in piazza, anche per le foto, la foto ricordo e altre foto, e quindi il pranzo tutti insieme e poi il passaggio in Santa Casa con Rosario e Dulcis in fundo, direi proprio Dulcis in fundo, la processione eucaristica in piazza, momento molto forte, molto toccante, dove veramente si avverte la presenza del Signore che entra in ognuno di noi, un momento in cui di grande intimità, pur essendo tanti. E ringraziamo tutti i volontari, non volontari, coloro che hanno contribuito ad animare, e il nostro Matteo che con la chitarra si è dato da fare e ha animato sia la messa che la processione eucaristica. Ma smetto adesso di parlare per dare la parola a qualcuno che era con noi il 1° luglio. Cominciamo da Valentina. Buongiorno a tutti, mi chiamo Valentina, mi è piaciuto tantissimo, la terza volta che vado a Loreto, mi è piaciuto collaborare con Matteo, aiutare gli altri, sorrisa, e il passaggio alla casa Porta San, la casa di Loreto, la messa e la processione. Grazie Valentina, e adesso diamo la parola a Sandro. Posso? Valentina è la terza volta. Sandro è un veterano, che avete già ascoltato più volte nei microfoni di Radio Speranza. Vai, Sandro! Saluto a tutti, si torna sempre alla nostra cara casa, a Loreto, con tanta gioia e tanta passione. Sono alcuni anni che torno come barelliere, non perché prima non lo fossi, data la mia lunga militanza nell'Unitalsi, grazie a Dio. Prima venivo un po' per conto mio, accompagnavo la signora Angela, la mamma di Rita, la nostra presidente, e quindi facevo da autista prima la signora Angela e adesso faccio l'autista per un pulmino dell'Unitalsi.
Comunque, ritornare a quella bella meta fa sempre piacere ed è sempre arricchente. Allora, Sandro, è vero, abbiamo dimenticato di dire che proprio a Loreto noi abbiamo inaugurato il nostro pulmino donatoci dal Rotary Pescara Nord. Finalmente il pulmino con il logo dell'Unitalsi e naturalmente il logo del Rotary. E abbiamo inaugurato questo pulmino e infatti diciamo che il viaggio è stato più scorrevole perché alcuni amici disabili sono potuti andare sul pulmino e quindi insomma non hanno dovuto impiegare tanto tempo per far salire, ma poi ecco la comodità anche per loro. E Sandro ora come ora è l'autista ufficiale, va bene? Poi ci sarà anche Vincenzo, Vincenzo giovane, Vincenzo meno giovane, insomma. Bene, adesso diamo la parola. Ah, ecco che volevo dire. Che abbiamo avuto in questo pellegrinaggio dei bambini e dei ragazzi, proprio un pullman con alcuni ragazzi che venivano da varie parti della regione, che hanno fatto gli incontri con gli animatori di pellegrinaggio e hanno fatto questa esperienza di servizio. E sul nostro pullman abbiamo dei bambini. Adesso abbiamo qui Manuela, la più grandicella, e anche Cecilia, la più piccolina. Diamo anche a loro la parola, va bene? Vai Manuela. Che ci dici su questa esperienza a Loreto? Allora, a me Loreto, posto che mi piace molto, e poi era la prima volta che ero venuta con l'Unitalsi, è stato anche molto bello. Poi mi è piaciuto come hanno fatto tutto, cioè mi piaceva la casa. Della Madonna, Sì. vero? E La casa della Madonnina, eh? poi mi è piaciuta anche la processione, che era bella. L'abbiamo detto, infatti, hai ragione, un momento molto forte in cui Gesù è passato in mezzo a noi. E Cecilia, la grazie Emanuela, Cecilia, vai, che ci dici? Mi piace un sacco. E allora ci tornerai qualche altra volta. Ecco, Sì. ma Cecilia, dobbiamo dire che viene anche al laboratorio, al nostro laboratorio Mani Confuse, insieme alla sorellina Maria Sole, alla nonna e ad Elisa, che anche qui Elisa, che avete già ascoltato dei microfoni di Radio Speranze, che ci ha raccontato, diciamo, la sua vocazione proprio all'Unitalsi, l'ha chiamato all'Unitalsi. E dacci una testimonianza su Loreto, Elisa. Ciao a tutti, sono Elisa e come diceva Rita, anch'io sono stata a Loreto a questo pellegrinaggio e mi è piaciuto anche a me tantissimo. Io già ero stata varie volte con la mia famiglia e questa è la prima volta con l'Unitalsi, tra l'altro sotto altre vesti perché ho fatto la damina, È quindi avevo la vero. divisa ufficiale. E è stata un'esperienza unica perché veramente stare con gli amici disabili e comunque anche con i ragazzi del carcere, i detenuti, è stata un'esperienza diversa, anche e soprattutto per vedere proprio questi ragazzi che davano una mano e si mettevano a disposizione al prossimo, mi ha colpito tanto. Ed anche con molta naturalezza, diciamolo, Esatto. veramente. Si sono proprio immersi, ecco. È stato bello, hanno accompagnato i nostri amici disabili e ci hanno aiutato anche, ecco, materialmente, è brutto il termine, ma è così perché alcuni di loro hanno bisogno, ecco, di essere abbracciati, di essere, ecco, fatti sedere, insomma. Ma abbiamo anche nella famiglia di Elisa lo zio Michele che viene da fuori, quindi questo pellegrinaggio che non era solo regionale, abbiamo avuto anche delle persone, amici e parenti che sono venuti da altre parti. E qui ascoltiamo quindi anche la testimonianza di Michele. Allora, nulla avviene per caso. Se io sono stato con l'Unitalsi a Loreto, la ritengo una Dio incidenza. E Loreto per me è importante perché nel cammino di conversione è stato un tassello fondamentale. Perché proprio a Loreto, io vivo in provincia di Varese, però sono pugliese, e ogni volta che facciamo il tragitto dalla Puglia alla Lombardia o viceversa, per me è una tappa, diciamo così, obbligata a fermarmi lì, perché lì c'è la Santa Casa, c'è la reliquia, una delle reliquie più importanti che abbiamo, e noi siamo fortunati perché ce l'abbiamo in Italia. E lì a Loreto, alcuni anni fa, e questa è proprio una testimonianza che offro, richiamato fortemente da un caro amico sacerdote, perché ecco, c'è anche questo da dire, mi recai in quel posto
andai a mani basse, ero diciamo abbastanza del mondo. Quando andai lì invece avvenne qualcosa di molto forte. Da lì è incominciato un percorso di guardarsi dentro e lì la madre ha parlato molto molto chiaro. Quelle mura per me sono state veramente entrare in una dimensione soprannaturale. Non ero neanche consapevole, cioè era qualcosa di forte. E recandomi sotto, lì dove c'è la basilica superiore sotto, c'è una cappellina. In quella cappellina io trovai una ciotolina con le medaglie miracolose. Mi ricordo che al tempo ero solo, c'era il Santissimo, ne presi proprio tante, era un periodo molto particolare della mia vita, e dissi: madre, io lavoro in aeroporto, quindi ho a che fare con gli aerei. E pensai l'importanza di questa medaglietta, dissi: madre, proprio questo sentire il cuore, vorrei darne tante, 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 ma come si fa? Ne presi tante da quella ciotolina. A un certo punto però, allo stesso tempo, pensai: verranno tante persone qua, non posso portarle via tutte. Allora le lasciai cadere e me ne rimasero solo tre in mano. E dissi questo: allora madre, sai tu a chi devono andare? Quando ritornai, diciamo, fuori, andai, ripresi il mio cammino, quelle tre medaglie andarono a tre persone che incontrai nella mia vita quotidiana, e tutte e tre avevano delle ferite gravissime nel loro cuore. Quindi da lì, da quel preciso istante, io divenni un apostolo, e lo sono ancora oggi, della medaglia miracolosa. Perché poi incontrai una persona alla quale feci riferimento, e quella ciotolina, una cosa veramente incredibile, era proprio lui che la riforniva. Cioè, un altro amico mi mise in contatto con questa persona che io non conoscevo, chiesi che voleva avere delle quantità di medaglie da poter dare, benedette, ad altre persone, e questa persona, questo interlocutore, era proprio colui che riforniva quella ciotolina. Io rimasi senza parole. Saranno passati forse 10 anni, e oggi, ecco, l'apostolato va avanti. Io ho conosciuto tanti ragazzi, famiglie, per me questa è la prima volta con l'Unitalsi, e quindi continuo a ringraziare la Madre Santa, che continua a invitarci a guardare il cielo, anche se camminiamo con i piedi per terra, perché noi siamo creati per il cielo. Grazie. Grazie Michele, che bella questa testimonianza. Ecco, le strade del Signore sono proprio infinite, e il Signore chiama attraverso la nostra Mamma Celeste, ci ha chiamati in tanti, ha chiamato Michele, tramite Michele anche tante altre persone. Un attimo e poi ripartiamo. Speranza nostra, salve.
Ed ora diamo la parola alla nostra amica Erika, che già un'altra volta mi pare sia intervenuta, che ha partecipato ai pellegrinaggi di Loreto per tante volte. A te Erika, dicci la tua su questo pellegrinaggio. Quest'anno è stato bellissimo, breve ma intenso. Mi ha colpito i ragazzi, i detenuti che si sono avvicinati a noi. Sono stati gentili, utili, tutti al nostro servizio. Senti, è sempre bello anche, dici, il momento del passaggio in Santa Casa, è bello, vero Erika? È stato bello, È stato bello ma intenso. Certo. Sì, queste cose si deve fare molto di più, con un giorno non è volato. È volato, ma noi ci portiamo dentro questi momenti bellissimi che ci danno la carica, ecco, per andare avanti nel quotidiano, vero? In attesa comunque di un altro pellegrinaggio, Erika, quale? Lourdes. Ecco. E mi sono convinta domenica perché non volevo venire. Ah, stavi ripensandoci. Ti sei convinta sabato. Mi sono convinta sabato. Benissimo, dai, dai. Sarà sicuramente anche questo un pellegrinaggio bellissimo. E adesso diamo la parola alla nostra amica Franca, che viene con noi spesso con sua figlia Manuela. Dicci la tua dacci la tua testimonianza, Franca. Mi piace molto andare con l'Unitalsi perché sono molto disponibili, danno tutto l'aiuto. Mi piace molto tutta l'organizzazione, tutto quello che si fa, e mi piace molto stare in compagnia con gli amici, è molto bello. Io ho poche occasioni di uscire diversamente, ma con loro mi sento molto bene, insomma. Ti senti come in famiglia? Sì, è una grande famiglia l'Unitalsi e io sono contentissima di farne parte. Grazie Franca, noi siamo ben contenti di, ecco, avere, di dare questa accoglienza, ecco, anche per le persone... Che mi sento accolta, insomma, mi sento molto accolta. Uh-huh. Anche per le persone che vengono per la prima volta, questo ce l'hanno testimoniato, adesso non sono qui perché era impossibile intervistare tutte, ma anche persone che hanno proprio avvertito questa atmosfera di fraternità, di amicizia e di familiarità. E quindi speriamo di avere tante occasioni. Ora un altro pellegrinaggio breve ma molto bello lo vivremo il 2 settembre a San Gabriele, è vero Erika? Dove ci aspetta il nostro santo dei giovani. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, il tempo qui vola, ma ci risentiremo ben presto, fra una settimana. Grazie a tutti, grazie ai ragazzi di Suor Livia, a Suor Livia, che veramente ci tiene tanto che loro vengano con noi. Benissimo, arrivederci alla prossima settimana. Raccogli anche tu l'invito di Maria a Bernadette. Rendi speciale la tua esperienza di pellegrinaggio a Lourdes. Scegli Unitalsi come guida e compagno di viaggio. Da 120 anni vicino a chi è in difficoltà. Con il treno bianco, in aereo e in autobus, il pellegrinaggio con Unitalsi è per tutti. Volontari, ammalati, pellegrini. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Unitalsiamo, a cura della sottosezione Unitalsi di Pescara.